Oggi ho l'imbarazzo della scelta, cioè da dove iniziare. Partirei da Grillo, da Movimento 5 Stelle, cioè qualcuno oggi si meraviglia che in questo movimento, almeno così dice, avrebbe gettato la maschera. Finalmente si è scoperto che il Movimento 5 Stelle, è un movimento legato al potere, eccetera, eccetera. Io mi meraviglio che ci si meravigli, di questo. Umilmente posso dire che sono anni che affermo che il Movimento 5 Stelle non è certamente dalla nostra parte e pare che sia di questi giorni la dichiarazione che il Movimento 5 Stelle voterà a favore di una certa legge. Andate a documentarvi e a verificare che tipo di legge è e poi magari immaginate le conseguenze di questa legge. Quindi per me nessuna meraviglia, classico gioco del potere, cioè finte opposizioni che vengono create ad hoc per convogliare delle persone, farle discutere inutilmente, fare un sacco di proclami, cioè chiacchiere, ma non si esce poi mai dalle chiacchiere. Questa è un po' la caratteristica di questi partiti, movimenti, questa finta opposizione. L'altro argomento di cui voglio parlarvi è Putin e la Russia. Un caro amico, un paio di giorni fa, diceva: ma c'è qualcuno che non si fida, che non crede in Putin, io non capisco perché. Beh, a parte il fatto che questo amico avevo anche spiegato perché io non mi fido di Putin e della Russia. Probabilmente se l'era dimenticato, oppure a volte capita che magari qualcosa non viene condiviso, per cui ci sfugge totalmente dalla memoria, cioè lo cancelliamo completamente. Questo può accadere, ma ad alcuni accade più spesso di quanto si possa giustificare. Allora, intanto la Russia non ha una banca centrale di proprietà dello Stato russo, quindi la Russia è usurata. Pensate che cosa significa solamente questo. C'è uno Stato che dichiara o che vuole contrastare un certo potere mondiale che non ha una banca centrale di proprietà dello Stato stesso. Ed è un qualcosa che lascia molto pensare. Inoltre, sappiamo perfettamente che stanno organizzando una terza guerra mondiale. Allora, per fare una guerra, che cosa è necessario assolutamente? Che ci siano due schieramenti. Ma se si vuole una terza guerra mondiale distruttiva, che cosa si necessita ulteriormente? Che questi due eserciti quasi si equivalgano, in modo tale che la guerra sarà quanto più lunga possibile, quanto più distruttiva possibile e soprattutto che indebiti chiunque partecipi a questa guerra, la indebiti verso i soliti noti che dall'alto dominano tutto. Quindi questa guerra deve avere queste caratteristiche, deve essere lunga, lunghissima. Deve portare allo stremo questi due schieramenti, li deve straindebitare, cioè schieramenti intendo da una parte Stati Uniti, eccetera, dall'altra parte Russia con i suoi alleati, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente distruttiva, assolutamente indebitati. Non oso pensare quanto sarà, di che dimensioni sarà questa distruttività. Probabilmente, anzi sicuramente, bisognerà arrivare anche ad una riduzione della popolazione mondiale e dicevo quindi un mondo allo stremo, la gente, i popoli assolutamente impauriti, gli stati straindebitati e allora a quel punto qualcuno alzerà la mano e dirà: io avrei una proposta, visto che insomma la storia dell'umanità è fatta di guerre, perché non creiamo un governo unico mondiale in maniera tale che uniamo tutti i popoli sotto un unico governo in modo tale da avere la pace? E questa sarà la pace, cioè la pace sarà un governo mondiale, una schiavitù mondiale, popolazione ridotta, eccetera, eccetera. Questa è la mia, ovviamente, idea, ma è abbastanza fondata, è abbastanza fondata. Arriviamo al terzo argomento. L'Europa ha le sue radici nella cristianità. Non sto parlando dell'aspetto religioso, sto parlando dell'aspetto sociale. L'Europa è diventata grande, è diventata l'Europa proprio perché alla base c'erano determinati principi, determinati
valori, una società organizzata in un certo modo, e non parlo a vanvera, per cortesia andate a leggervi le fonti giuste, non quelle che vengono lette su un certo canale, ma su tanti, che sono fonti chiaramente massoniche, ma provate a leggere altre fonti. Quindi noi non stiamo difendendo la nostra cultura, la nostra civiltà, la stiamo abbandonando stupidamente, stupidamente, manipolati in una maniera incredibile. Siamo incapaci di vedere oltre il nostro naso, di capire delle cose che sono anche intuitive. Se non fossimo così manipolati, se non facessimo letture sbagliate, eccetera. So che questo scatenerà tantissime critiche, ma francamente a me non interessa. Noi abbiamo delle radici solidissime greco-romane. La nostra civiltà si è fondata sulla cristianità. Ignorare questo significa veramente non conoscere la storia, non conoscere i fatti per come si sono svolti. Questo, sotto certi aspetti, posso anche capirlo, perché i libri che vengono diffusi, perché ciò che si insegna a scuola, perché i film, perché i giornali, perché tutto ovviamente porta in una direzione diversa. Ma il vero nemico del nuovo ordine mondiale è il cristianesimo, e quindi di conseguenza anche la cristianità. Noi non stiamo difendendo le nostre radici, non stiamo difendendo la nostra civiltà, che si sta sgretolando sotto i nostri occhi giorno dopo giorno. Riflettiamoci. Grazie e alla prossima.